Amma usata chitarra e tamburo, da che sta musica s'atta cagnà. Cimma brigante, facimma paura, e ca scuppetta pulimma cantà. E ca scuppetta pulimma cantà. Terminata la parentesi della parola di Dio, della liturgia domenicana, ecco allora che non posso non toccare il tasto della festa di oggi. Perché sono qui a Castel San Giorgio? Qualcuno si può domandare, fra Gigino, chi ci fa in mezzo ai briganti? Perché sono uno dei briganti. Io porto avanti la tesi storica del regno delle due Sicilie. Io sono fiero della mia terra, sono fiero delle mie tradizioni. Ecco perché mi hanno chiamato a Castel San Giorgio, perché godo di un passato, godo di una tradizione storica che ne sono fiero di questa terra. Ma dovete essere fiero voi di questa terra. Noi non dobbiamo avere vergogna di dire che noi apparteniamo al regno delle due Sicilie. Non dobbiamo avere vergogna di dire che la nostra storia è differente dalla storia che leggete sui libri. La nostra storia è una storia meravigliosa. Io la paragono al Vangelo. Non mi posso rinnegare la mia storia e le mie origini. Io non mi stancherò mai di parlare del regno delle due Sicilie. Tanto è vero che se venite in convento, a iniziare dall'entrata del santuario, fino a dentro, in ogni luogo c'è lo stemma di Ale. Perché? Perché noi eravamo la terza potenza del Mediterraneo. Noi eravamo i più grandi di Europa. Noi eravamo persone nobili, di cuore e di fatto. Noi eravamo un popolo straordinario, quel popolo che purtroppo non ha perso la sua identità, ma ha perso la sua storia. E se noi stiamo alimentando le feste, se noi stiamo cercando di istituire associazioni e movimenti, stiamo per dire a tutti che la nostra storia non si può confondere con la storia d'Italia. E mo cantamma una nuova canzone, tutta la gente sarà tambadà. Noi combattimmo vorrei Bourbone, la terra nostra non sa da toccare, la terra nostra non sa da toccare. Amico Biagio Fabbati, che è segretario locale della sezione dei comitati 2 del Messicismo, ci dà il via e il senso di questo convegno. Buonasera, voglio ringraziarvi innanzitutto per la pazienza che avrete ad ascoltare queste nostre parole, che per noi sono parole che vengono dal cuore, perché vogliamo riscoprire quello che ci hanno tolto. Non vogliamo essere ripetitivi nelle cose. A me fa molto piacere che è commovente, mi viene quasi da piangere a vedere quella bandiera, ma lasciamola, lasciamo stare. Vi invito a mangiare perché vi ho detto che la raccolta fondi serve per abbellire il Largo Francesco II di Bourbone. Dopo la musica con Damurri Castiglione, ringrazio gli invitati gentilmente perché stasera sono qua, vengono da Napoli, da Caserta, Cava di Tirreno, e porti i saluti di Don Massimo Cuofano che doveva essere qua stasera. Spero che questo serva a capire la vera storia di quello che siamo noi meridionali. Io volevo parlare brevemente dell'importanza che questo territorio ha avuto nel periodo borbonico, perché Castel San Giorgio ai confini tra l'Agro Cerino Sannese e la Valle del Rinno è un po' la cintura non solo tra la provincia di Salerno e Napoli, la capitale, la città di gran lunga più importante d'Italia e la terza d'Europa, la seconda dell'Europa continentale dietro Parigi, ma era anche la cerniera tra le province di Avellino e di Salerno, oltre che con il napoletano, quindi aveva un grande, già dal punto di vista geografico era molto importante, ed è spesso la geografia che fa la storia. Nando dice che il presidente di un movimento politico insorgenza civile napoletana, 42 anni, architetto, autore del libro Sud Ribelle. Prego. Buonasera a tutti. Beh, io diciamo mi trovo un attimino fuori contesto, nel senso che è difficile ormai che io partecipi a convegni di stampo storico, in quanto l'attività politica del movimento dell'insorgenza civile si esplica semplicemente, o si esplica soprattutto nell'azione politica
quindi raccolgo l'invito degli amici del CDS e mi confronto su una questione che è il mio terreno, nel senso che voi avete ascoltato prima durante la messa la requisitoria che il processo che il prete ha fatto all'Unità d'Italia, ricordandomi che l'Italia non era quella che vi hanno insegnato a scuola, nel senso che il Risorgimento non è stata quell'epopea di liberazione, ma è stata un'invasione. Avete ascoltato gli altri interventi, più volte l'ha ripetuto il prete, di cosa siamo stati espropriati? Siamo stati espropriati del nostro lavoro, delle nostre fabbriche, della nostra sovranità, della nostra moneta, e da quel momento in poi nasce quello che voi conoscete sotto il nome di questione meridionale, che non è una conseguenza dell'Unità d'Italia, ma è proprio la precisa e stessa volontà delle forze economiche che erano alle spalle di quelli che guidarono l'Unità d'Italia. Fiore Marro, a quale rivolgo una domanda? Qual è la massima responsabilità che teniamo in questo senso? Innanzitutto buonasera a tutti quanti. Per risponderti, diciamo, dobbiamo comprendere anche uno stato d'animo, l'uomo, il cittadino che calpesta quello che fu una volta nel 2005. Io credo che uno degli errori più grandi che abbiamo commesso da Garibaldi in poi è quello di aver delegato ad altri, specie quelli che venivano dal nord, come dice Nando, il nostro futuro. Una delle nostre colpe più grosse è stata questa, quella di non avere il coraggio di prendere le situazioni da parte nostra e metterci in prima linea per cambiare il sistema. Adesso il progetto dei Comitati 2 Sicilie è quello di preparare elementi come Nando diceva, cioè nel senso che un uomo che ha avuto la fortuna o sfortuna, a questo punto non lo so come posso, cosa devo pensare di te, di aver scoperto questo grande imbroglio che ha subito il popolo del sud e che ha preso la bandiera della reazione e dell'insorgenza, come va a dire lui, e ha cominciato a lottare per autodeterminare la nostra gente. Si riparte da quel periodo perché quel periodo è stato l'unico momento in cui siamo stati autonomi. Nando vi parlava di IVA, vi parlava di banche, vi possiamo parlare di auto, vi possiamo parlare di tutto. Ecco, tutto ciò per quanto concerne la nostra gente, per quanto sta accadendo ed è accaduto, è finito nel 1860. In quel momento abbiamo smesso di essere padroni in casa nostra e siamo diventati sperduta colonia di un altro mondo. Perciò vi dico, da domani in poi siate anche voi CDS, ma non perché ha dato un nuovo re, perché dobbiamo tornare ad essere l'uomo che era il migliore uomo di questa terra. Grazie a tutti. E mi sa paura, non sa buona qual è la verità. Povero lupa che magna creatura, è un piemontese che vimma caccia, è un piemontese che vimma caccia.